E signori, dal Teatro Nazionale di Milano, Maurizio Crozza. Prima. No, lo dovevi dire prima. Quando? No, ora tardi. Devi dirlo prima, no? Ma cosa? Se lo dicevi prima, invece di andare al lago, andavo a votare. No, me lo dovevi dire prima. Ma quando? C'è il ballottaggio. Sì. Devo far tagliando al Ferrarino, me lo dovevi dire prima. No, se lo dicevi prima. Se lo dicevi prima che Milano era comunista, mica andavo a Cuba, stavo a Milano. Se lo dicevi prima che a Milano non c'è più Gattuso ma c'è Guevara, facevo mica l'abbonamento al Milan. Hanno votato il rosso e già la nebbia cala, e il chisa col culbacco in Omadia la scala, le case popolari piazza affari, e adesso le modelle, povere stelle, puliscono le piastrelle, che strani proletari che siete qui a Milano, città di miliardari, col sindaco cubano. Che belli che siete, Milano. Andrea Zalone, Silvano Belfiore. Scusate, Milano, come avete fatto a diventare comunisti in 3 giorni così? No, ma io ti giuro, no, ma sai che sono andato in via Monte Napoleone e non ci sono più gli stilisti. Ma no, ve lo giuro, non c'è più Bulgari, c'è un centro sociale, lo sapete? Sono passato davanti a Cartier e vendevano il flauto degli Intilimani. Legno marcio a 12.000 euro. No, ve lo giuro, da Nobu fanno la salama da sugo, non c'è più il sushi. Ragazzi, ma anche i cinesi di via Paolo Sarpi sono tornati a Pechino. Troppo comunisti, no. Un'altra rivoluzione culturale, no. Pigiapia, no, pigiapia, no. Ho detto pigiapia, perché siamo in ballottaggio, non si può dire. Pigiapia, va bene, ci sto dentro. Non avete idea com'era felice pigiapia? Lunedì sera, no? Era lì che stava rubando un autoradio dalla macchina. Sai come fa lui, no? No, c'è lui che... è un maestro. Devi vederlo quando cambia le targhe. È spettacolare. Sai, lui era lì, no? Stava attaccando i fili, sai come fa? Per sbaglio è partita la radio? L'ha capito lì. Bene. Allora si è tolto la calza, sai come fa lui? È andato in giro per Milano. Felice. Non avete idea di cosa hanno trovato nel garage di Pigiapia? Sai che hanno trovato l'urlo di Munch. C'era lui. Hanno trovato Elvis Presley, ma non la giacca, Elvis Presley. Sai che è sparita Atlantide? E cazzo ce l'ha nel garage di Pigiapia, lo credo. Povero, ragazzi. Ma quante cose gli hanno detto? Gli hanno detto che di tutto, che rubava, che portava la droga, che faceva gli attentati. Ma io mi domando, ma è possibile che con un criminale in giro di queste proporzioni Batman non sia intervenuto? Ragazzi, c'hai la casa a Milano, ma fai qualcosa, no? Che spettacolo. 2 giorni fa la Sant'Anché, no? Si può dire Sant'Anché?
cioè non si può dire Pigia Pia, si può dire Sant'Anché. Guarda che assurdo, io vieterei anche di dire Sant'Anché. Comunque, ha dichiarato, se vince Pigia Pia, vince la droga. Ora, detto a Milano in certi ambienti, gli avrà fatto guadagnare anche migliaia di voti. Bisogna stare attenti. No, scherzo, sto scherzando. Come si pippa a Milano, ragazzi. Si pippa più all'Hollywood che a Hollywood. È una roba... No, però posso dirvi una cosa, milanesi? Io vi devo ringraziare. Me la fai vedere un po' questa Milano? Me li fai vedere i milanesi? Io vi devo ringraziare. Sai perché vi devo ringraziare? Perché io sono di Genova. Pensa un po' a tutti noi genovesi che siamo venuti qui a lavorare. Se non ci fosse stati voi, noi dove saremmo? Mamma, saremmo al mare a prendere il sole, a mangiare la focaccia. Una tristezza, ragazzi. Invece ci avete accolto tutti. Pensa un po', Antonio Ricci che fa Striscia Notizia. Sarebbe a Loano a raccogliere le patelle. Pensa a Grillo che farebbe, te la do io rapallo, no? Ci avete accolto tutti, Milano. Guarda che siete veramente una città stupenda. Io mi ricordo, no, quando ero giovane, avevo 22-23 anni, sentivo la gente e dicevo, ma no, vado su perché ho una riunione a Milano. E tutti noi, ho un pranzo a Milano. Voglio comprarmi un monolocale a Milano. Avevo una ragazza una volta che stava a Milano. Poi mi ha lasciato con uno che abitava a Milano, no? Voglio dire... No, vi devo ringraziare, se pensi che noi liguri, poi siete giovani, siete belli, siete opulenti, guarda qua. Cazzo, ma Milano è laboriosa. Noi a Genova siamo vecchi. Siamo vecchi, ve lo giuro, siamo così vecchi. Lo sapete che Genova è la città più vecchia d'Europa? Siamo la città più vecchia d'Europa. A Genova i matrimoni tra badanti e settantenni hanno superato i matrimoni tra i ragazzi in età compresa tra i 23 e i 28 anni. Ve lo giuro, ragazzi, a Genova siamo così vecchi che in discoteca, invece dell'ecstasy, spacciano la pera cotta, ve lo giuro. Ve lo giuro, no. Noi abbiamo le cubiste. Noi abbiamo le cubiste, sono già vestite da caposala, c'hanno il catetere. Ma poi la musica nella discoteca a Genova... Qui che musica, qua nella discoteca che musica c'è, si fanno? Ecco Milano, ciao Milano, è bello, Milano. A Genova, nelle discoteche c'è ancora quella musica. So I like it now, per accotta, so I like it now, per accotta, catetere. Siamo così, noi siamo proprio vecchissimi. Invece qui a Milano è bello essere qui a Milano. C'è tutto qui a Milano, c'è qualsiasi cosa qui a Milano. C'è la pubblicità, la borsa, la finanza, Mediaset, la grande editoria, le grandi banche. Va detto che c'è anche gente per bene a Milano, però... Cioè, è una... Io ora a Milano... Milano è la capitale della moda, Milano. Si fanno i vestiti qui, si tolgono ad Arcore, cioè tutto qua viene fatto, tutto, è bellissimo. Ma Milano è ricca di cultura, Milano c'è una ricchezza di cultura straordinaria, c'è più ricchezza in un metro quadrato in Corso Magenta, te lo giuro, che in tutta l'Illinois. Qui c'è l'unico libro rilegato in pelle umana, è la Biblioteca Ambrosiana, è un libro... di poesie di Bondi su Silvio. Prima le ha scritte, poi si è staccato una fetta di culo e le ha rilegate. Guarda, credimi, cioè... Vabbè, in giacca mi sono fatto vedere, stavo bene in giacca, no? Milano. No, perché io non vengo qui asciutto a dire delle cose prive di senso. Vi voglio proporre un affare. Voi sapete che noi a Genova abbiamo il senso degli affari. Ce lo compriamo un responsabile. Ci state. Un bel responsabile. Credetemi, è un investimento sicuro, è il momento, fidatevi. Vengono via ancora con poco.
fra due settimane, nel caso di crisi di governo, potrebbero valere il doppio. Cazzo, un responsabile può prendere il 100% in una notte. Ti fanno guadagnare, consumano un cazzo, ma niente, pochissimo. Basta che gli dai 200 sottosegretari, tranquilli, li metti in una ciotola. Compriamoci un bel responsabile, uno come Scilipoti, ce lo prendiamo. Dov'è Scilipoti? Me lo fate vedere, guardalo qua. Scilipoti, ginecologo agopuntore di Barcellona Pozzo di Gotto. Barcellona Pozzo di Gotto. Anche Emilio Fede è di Barcellona Pozzo di Gotto. Ma se togliessimo le ostetriche da Barcellona Pozzo di Gotto? No, vuol dire Scilipoti, no. Scilipoti. Il 14 dicembre è passato dall'Italia dei Valori al PDL, perché ha detto che l'Italia dei Valori non credeva più nell'agopuntura. Non crede in Scilipoti. Non sembra il nome di un popolo. Sai quei popoli? Gli Titi, Sumeri e gli Scilipoti. No? Gli Indomiti. Gli Indomiti Scilipoti, tutti ginecologi e armati di ago. Pensa Garibaldi cosa avrebbe fatto con 1000 Scilipoti armati di ago. Generale, sono 1000, come li fermiamo gli indomabili Scilipoti? Con 100 euro, capitano, 100 euro. Io veramente, lo sapete che non capisco la gente che va a Disneyland? Ma perché è andata a Disneyland? Ma noi siamo il parco di divertimenti più grande del mondo. Questa è Italialand. Ma cosa fai alle Maldive a vedere la barriera corallina? Ma vieni qui a vedere il merdone corallino, ma stai scherzando? Ora io non garantisco per il corallo, ma per il resto è stupendo. 300.000 chilometri quadrati di attrazione. Ma scusate, un paese dove il prefetto Carlo Ferrigno, ex commissario nazionale anti-racket, è stato arrestato per millantato credito, non lo viene a vedere. Secondo i giornali avrebbe promesso favori in cambio di sesso, l'ex capo dell'anti-racket. Pensa se fosse stato del racket. Ma viene a vederlo un paese così? Ma Rutelli che ha fatto il terzo polo, ma non lo viene a vedere. Ma Rutelli, perché hai fatto il terzo polo? Perché un italiano su due me l'ha chiesto. Perché io incontro sempre l'altro italiano su due? Ma vienilo a vedere! Ma venitelo a vedere Italialand, vi prego! Ma in Abruzzo, scusate, ma non paghi il biglietto per venire. Dunque, in Abruzzo, siccome sulla strada provinciale del Tronto ci sono le prostitute che si appartano con i clienti nel bosco, la giunta regionale per stroncare la prostituzione ha deciso di abbattere il bosco. 30 ettari di bosco. Ma non lo paghi un biglietto per venire a vedere la riunione della giunta comunale? Abbiamo scoperto che c'è la prostituzione. Dove? Nel bosco. Cosa facciamo? Battiamo il bosco. Ma scusa, ma non lo viene a vedere. C'abbiamo un'evasione fiscale che è al 38%. Più di un italiano su tre non paga le tasse. Paga, non paga. Ragazzi, il 66% dell'evasione fiscale ce l'ha al sud e viene a vedere un paese così. Il problema è che nessuno in questo paese si riconosce nello Stato. Noi non ce la facciamo a riconoscerci nello Stato, non abbiamo un senso d'appartenenza, noi abbiamo il pensiero e comunque io non sono Stato. Ma e allora chi è Stato? Non lo so, nessuno è Stato. È la nostra filosofia, questa qui, questa è la nostra filosofia. No, non so se ci sono i filosofi greci, i presocratici, come Eraclito, Talete, no? E loro avevano, Eraclito aveva questa filosofia del Pantarei, tutto scorre. La filosofia del tutto scorre, il Pantarei è bellissima, perché dice
che noi mutiamo in continuazione, tutto muta. Io non sono più la stessa persona di 2 minuti fa. Se voi prendete una foto di quando eravate giovani, c'è un'altra persona lì, le cose cambiano. Cioè non potrai mai fare il bagno nello stesso fiume, perché tutto muta. È bellissimo, il pantarei, il tutto scorre. Noi non abbiamo questa filosofia. Noi non abbiamo la filosofia del pantarei, perché noi non siamo presocratici. Noi siamo pressapocratici. E non abbiamo la filosofia del pantarei, noi abbiamo la filosofia del porca troia, è tutto fermo. Non c'è il tutto scorre, è tutto bloccato. Pensa se Eraclito avesse visto la Salerno Reggio Calabria. Ha detto, ragazzi, non ho capito un cazzo, scusate, no, vado via, vado via. C'è tutto fermo. Credetemi, siamo un paese meraviglioso, un bel biglietto, vale la pena. Uno come Aldo Brancher. Non lo viene a vedere Aldo Brancher, il ministro più veloce nella storia del mondo. Un'attrazione unica, ha fatto il ministro all'insaputa di tutti, è durato 28 secondi di ministro. Nel giugno scorso stavano per condannarlo per falso in bilancio. Allora Berlusconi ha avuto un'idea e gli ha detto, senti, ti faccio ministro anche te, così c'è il legittimo impedimento e la sfanghi. Ministro per la sussidiarietà ed il decentramento. Però non sapeva che il ministero per la sussidiarietà e il decentramento è un ministero senza portafoglio, non ha neanche una struttura, è un ministero in mezzo alla strada, è un ministero fantasia. Brancher andava in giro così, tutto tronfio, c'ho il legittimo impedimento, c'ho del legittimo, se mi chiama il giudice, io c'ho il legittimo, non mi puoi far niente, caro giudice, giudice! C'ho un legittimo impedimento, non mi può fare. Ha chiamato il giudice. Perché? Sì? C'ho legittimo. Perché tu non ce l'hai il legittimo impedimento? Sì, ce l'ho. Era lungo. Ma chi te l'ha detto? Quel signore sui tacchi. Sono legittimo. Brancher, tu non puoi avere legittimo impedimento. Sì, devo fare la struttura. Cioè, che struttura? Non lo so. Non hai neanche l'ufficio, Brancher. Che cazzo dici che non c'è nemmeno l'ufficio? Quando è andato a giurare da Napolitano, è entrato da una porta e è uscito dall'altra. Buongiorno Presidente, grazie alla fiducia. Giuro fedeltà alla Costituzione. Anzi no, mi dimetto, non c'è l'ufficio. Ciao, si divide. Non sono riusciti neanche a fargli la foto. Ignazio La Russa. Ora ditemi se uno come Ignazio La Russa, me lo fai vedere Ignazio? Questo qua, che non ha fatto una lampada, è napalm quello lì. Lo vedi? Ora, Ignazio La Russa è uno dei gioielli d'Italia, no? È una figura mitologica. Non è neanche un essere umano. È metà uomo e metà citofono. È l'Ignazio Tauro, non so. Peraltro, cioè, questo qua... Da quando è entrato in guerra con la Libia, non capisce più niente. Felice come un tordo, più di Pigiapia, non ha idea. Figurati, gli è apparso in sogno anche Badoglio. Gli ho detto, vai Ignazio! Parla come la russa, Badoglio. Riprendici la Libia! Figurati. È andato a Torino, l'hanno fischiato, avete visto come l'hanno fischiato, no? E beh, gli alpini, sai, gli alpini l'hanno fischiato, sono uomini di montagna, cioè sono dei polmoni grandissimi, l'hanno fischiato così forte che è andato via con la labirintite. Non ha un dindio. Non credo che lo fischiano, non sa chi è Lukashenko. Dice che le donne di sinistra sono brutte e che le donne che sceglie il PDL sono più belle. Ma può la russa parlare di estetica alla russa? È come se si mettesse a parlare di politica, è un controsenso. Ma perché non va a casa uno come la russa, dai? Ma no, ma la russa, ma no. Ma dai, mandiamolo a casa la russa. Mandala a casa, cosa fa? La russa va a casa e fa quello che... Il citofono, c'è quella voce. Brondo chi è? Lukashenko. Non ti conosco, non ti apro. E dai! No, ma ragazzi, credetemi che questa è Italia Land.
Ora, tu dimmi se non vale il biglietto vedere l'assessore regionale del Veneto che ha proposto di installare sul sito della regione un programma di traduzione istantanea veneto-inglese. Ma perché? Veneto-inglese? Si vede che se tu vuoi andare a Londra c'hai voglia di recitare 2 ore di Arlecchin Batocio davanti alle guardie a Buckingham Palace. C'è però cosa ha detto? I am angry, I'll fly, I'll fly. C'è però, cioè, ma... è la Lega, è la più grande attrazione, una delle più grandi attrazioni d'Italia, lei. Sono così, i leghisti ogni tanto si fanno notare. Vi ricordate quando avevano tappezzato la scuola di Adro di simboli leghisti, no? Era una bella attrazione da visitare, purtroppo adesso li hanno tolti. Ma non servono i simboli per riconoscere la scuola leghista. Ci sono 3 caratteristiche inconfondibili. Appena entri nella scuola leghista, le cartine dell'Italia sono tutte tagliate a metà. Come lingua straniera si studia l'italiano. E poi nell'ufficio del preside c'è una foto con scritto studia o diventi così. La Lega ha bisogno di segnali, di simboli nelle scuole, le camicie verdi, le cravatte, non so, si vede che è un modo per riconoscersi. No. No, delimiti tutto il territorio, giustamente i gatti fanno la pipì in giro, i leghisti fanno cagate in giro, va benissimo. Ma vi ricordate quando Boss ha detto SPQR sono porci questi romani? Vi ricordate? SPQR è l'acronimo di sono porci questi romani. Cosa vuol dire, dai? SPQR, lo dico, SPQR sono padano, quindi rutto. È la stessa cosa, no? Cioè, i romani si sono arrabbiati molto. Com'è possibile? Poi però hanno fatto pace. Hanno mangiato la pagliata fuori da Montecitorio. Me lo fai vedere? Eccolo qua, guarda. Non è un bel segnale che adesso Montecitorio si mangia anche fuori? Si mangia dentro e fuori, hanno messo il Deor. Non è bellissimo? E un'altra volta, io con tutte queste assurdità, l'altra volta ho pensato, ma scusate ragazzi, ma se fossimo tutti vittime di un esperimento scientifico? Pensaci un po', 50 milioni di cricetini a nostra insaputa stanno testando il nostro livello di sopportazione. Pensaci un attimo. Hanno preso una simpatica canaglia, un eccentrico pianista, lo hanno messo al governo e stanno testando il nostro livello di sopportazione. Cioè, io mi immagino i 2 scienziati che sono lì, no? Livello 1. Sì, capo, barzellette. Sopportano. Alza il livello. Livello 2. Barzellette con bestemmia. Sopportano. Livello 3. Sì. Barzellette con bestemmia più bunga bunga. Sopportano. Barzellette con bestemmia più bunga bunga più processi per corruzione. Sopportano. Escort, sopportano. Minorenni, sopportano. Concussione, sopportano. Cucù alla Merkel, sopportano. Noi sopportiamo qualsiasi livello. Noi siamo come Tomb Raider. Anzi, veramente siamo come Tromb Raider. In questo caso, lui è la più grande attrazione d'Italia, Len. È lui la più grande attrazione d'Italia. È la mascotte. Dice sempre le stesse cose. Avete visto? C'è il cancro, le toghe rosse, cancro, toghe rosse, comunisti, cancro, sì, l'hai già detto, cancro. Sembra, sai quegli alberelli, io ho regalato al mio figlio gli alberelli, sai quelli d'autogrill, che ti spezzano i nervi quando passi davanti, Merry Christmas and the fun away. E lui è uguale, passi davanti e fa, toghe rosse and the fun away. È un premier d'autogrill, sai, quella roba lì. È un premier d'autogrill. Spegnetelo. Ci sarà un tastino. Spegnetelo. L'alberello dietro ce l'ha.
cercalo un po', spegna. Allora, occhio a non schiacciare quello davanti, perché sennò impazzisce. Ok. Quanta energia c'ha? C'è la stessa energia dei bambini. Ne dice una via l'altra, ne dice una... Ha detto, mai in questi anni sono stato con una donna che votasse a sinistra. E lo credo, per votare bisogna essere maggiorenni. Ma cosa, che discorsi? Scusate, ma scusate, ma non potremmo avere un presidente? Ma uno normale, uno normale, ma uno normale. Ma sai, uno normale, lei cosa? Ma io sono normale. La Bindi, cosa vuoi che faccia di sconveniente la Bindi? Il Bindi Bindi, tutto al più può fare, cosa fa? Al limite fa una telefonata in questura per far liberare il nipote di Don Matteo, ma oltre non può andare. Povera Bindi, la Bindi, che l'hanno messa in croce, vi ricordate, per Idico? Perché dicevano che rovinavano le famiglie, Idico. Invece riempire i condomini di donne nude evidentemente risalta i matrimoni, non lo so. Beh, questo qui è un gran, questo qui è il mio idolo, cioè lui veramente quando ha detto quella cosa stupenda ha detto sì è vero, Ruby l'ho pagata, ma solo per evitare che facesse la prostituta. Io mi aspettavo che lei dicesse sì gliel'ho data, ma solo per evitare che andasse con le prostitute. Capite? L'ha pagata per non fargli fare la prostituta. È come pagare un piastrellista ma senza farti fare il bagno. Piastrellista, tenga 7.000 euro, non mi tocchi il bagno. Un po' di stucco. No, per favore. Piastrellista! Oh, cosa fa? Ci sono un po' di tempo. Piastrellista! È come pagare un taxi per non portarti all'aeroporto. Ho detto la prima. Ha detto che Ruby era la nipote di Mubarak. Ora io voglio dire, ma come fa a tirare in balla Mubarak? Cioè, dice che è intervenuto per non far scoppiare un caso internazionale. Ma chi ci crede? 300 parlamentari ci ha creduto, infatti 300 parlamentari hanno votato in Parlamento sostenendo che quella telefonata era stata fatta per evitare un caso internazionale. Sopportiamo di tutto. A un certo punto ha detto povera Italia con questa informazione, l'ha detto, ve lo ricordate? Povera Italia con questa informazione, è come se il Duce avesse detto povera Italia con questi fascisti, è la stessa cosa. L'anno scorso ha detto abbiamo introdotto un nuovo elemento nella politica italiana, la moralità. Vabbè, allora capite che se le va a cercare, che è strano perché di solito gliele portano, cioè capisci? Vabbè. L'altro giorno parlando dei suoi processi fatto un lapsus mostruoso, detto, c'erano i miei giudici pagati ovviamente da me. Defcon 2, tutti in paranoia. Buonaiuto è diventato Viola. Poi si è corretto, no? Ha detto no, era un lapsus. Io mi sono immaginato l'avvocato Ghedini. Tu pensi all'avvocato Ghedini in quei 2 secondi che gli è passata tutta la vita davanti. Ha confessato. Va bene, state sempre lì a sottilizzare, avvocato, giudice, che differenza ci sarà in euro, no? No, posso dirvi una cosa, ora fuori da tutto, fuori dal copione, fuori da qualsiasi cosa. A me è un uomo che fa un po' di tenerezza, perché a me sembra un uomo molto solo. Lo stanno mollando tutti, lo vedi che è lì, anche il suo migliore amico, adesso boss, io non so come andrà a finire. C'è stata una telefonata di gelo, gelo vero, tipo che Berlusconi l'ha chiamato e ha iniziato a dire c'è un tedesco, un inglese, e boss, la so già, clic! No, è un uomo che ha poca serenità, senza, gli mancano gli affetti, adesso è senza Milano, non so, senza amici. Io, ragazzi, una sera guardavo il TG, non so se vi è capitato,
Ero lì che guardavo il TG, a un certo punto sento un igienista dentale che dice che il mio premier ha il culo flaccido. Ma no, ma io non lo voglio sapere che il mio premier ha il culo flaccido. Ma perché devo sapere che il mio premier ha il culo flaccido? Poi vabbè, questa cosa Emilio Fede l'ha smentita, ha detto io non mi sono mai accorto di niente, nemmeno da vicino. Però, no, ma anche, cioè, io voglio dire, ma pensa a questi due qua. A Fede, Lele, cos'è che si dicevano al telefono, no? Fatti dare un po' più soldi, mi tengo. Io non lo so, io me lo sono immaginato. Quando la sera lui arriva a casa, no? Entra nel suo camerino. Perché lui è un camerino. C'ha le luci, c'ha i fiori, c'ha la vestaglia, si siede lì, no? Inizia a struccarsi, si toglie il cerone, si toglie il rimel, le ciglia finte, si toglie il nero, via la parrucca, scende dai tacchi, si toglie il documento, si toglie un polso, si toglie. E quel che rimane pensa alle intercettazioni che ha letto sui giornali, perché l'abbiamo lette noi, ma le ha lette anche lui. Fino all'anno scorso stava più in forma, adesso sta proprio più di là che di qua. È diventato pure brutto, deve solo sganciare. Globuli bianchi, a posto. No, non abbiamo nessun AIDS. Se avevo dubbi, ma sai, quando uno va a letto con 80 donne, non si sa mai. Papi qua è la nostra fonte di lucro, e se ci vuol diminuire le cene, è ora che iniziamo a rubare qualcosa dalla casa. Quando finisce un festino, così com'è finito il mio, senza un figone, uno slippino, senza niente, ti senti un Viagra nella gola, ti senti un muscolo fremente, ma dove sono le orgettine? La pillolina ormai non serve a niente, non ti basta più Ghedini, non ti basta signorini, e non ti basta comprar voti se ti ritrovi scilipoti. In fondo pensi ci sarà un motivo se tutti i nonni vanno ai giardinetti, tu per vedere le nipoti devi chiamare la Minetti. E vorresti cambiare faccia, e vorresti cambiare trucco, e vorresti cambiare parrucco, insomma trucco e parrucco, e son due mesi che non cucco, e non è servito a niente fare una classe dirigente di legulei, di filistei, di servi miei, ne ho 1.600, che cazzo è la concussione, ho fatto solo una chiamata, valla a sapere che in questura l'avevan già identificata. E nemmeno se cambiassi faccia, e nemmeno se cambiassi feccia, e nemmeno se cambiassi fede, e nemmeno se cambiassi lele, vaffanculo Fede Lele. Veronica, ti prego, aiutami tu, ti prego, Veronica, dove sei?